Finisce 2-2 il confronto al Carlo Angelo Luzzi di Gualotadino tra il Gualdo e il Gabelletta. Partita estremamente ricca di contenuti agonistici e anche tecnici e ricca di emozioni. Parte bene subito il Gualdo con una bella azione al quarto minuto finalizzata da Campese, con la palla che però finisce fuori. Al 22esimo però sono gli ospiti a passare. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Prosperini stacca di testa insaccando alle spalle di Carletti. Difesa del Gualdo non immune da responsabilità nell'occasione. La reazione della squadra di casa è nella punizione di Avrilà al 28esimo e successivamente nell'incursione di Trimarco. L'attaccante gualdese supera il portiere ospite Federici, ma non riesce a centrare il bersaglio grosso spedendo proprio addosso allo stesso portiere. Due minuti dopo però il pareggio. È lo stesso Trimarco che, imbeccato da Diaz, riesce a superare Federici e a ristabilire le distanze. 1-1. La partita è viva più che mai. Al 34esimo Chiasso per il Gabelletta colpisce il palo con una splendida punizione dai 30 metri. E poco dopo è ancora Trimarco per il Gualdo a mancare di poco la deviazione a due passi dalla porta. E proprio allo scadere del primo tempo sono gli ospiti a tornare in vantaggio. Velenosa punizione di Chiasso che imbecca Rampiconi, lasciato pressoché solo dalla difesa di casa. Si va dunque sul riposo sul risultato di 2-1 per gli ospiti. Nella ripresa è ancora il Gualdo a portarsi in avanti con Trimarco che viene ottimamente smarcato in area ma spedisce addosso al portiere Federici. L'azione però era viziata da un fuorigioco iniziale. Al 12esimo doppia sostituzione per il Gualdo con mister Beruatto che le tenta tutte e fa entrare Fernandez e Ferragina. Ed è proprio quest'ultimo a siglare il gol del pareggio per il Gualdo al 20esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Avrilà, l'attaccante colpisce ottimamente di testa sul primo palo infilando la palla alle spalle del portiere del Gabelletta Federici. Ora è il Gualdo ad attaccare. Al 28esimo il Gualdo attacca ancora e Romanelli manca di poco il tapin a pochi passi dalla porta del Gabelletta. Al 33esimo è ancora il Gabelletta con il solito Chiasso a rendersi pericoloso con una punizione dal limite. Al 44esimo è il Gualdo con Ferragina a regalare l'ultima emozione della gara con un bel tiro al volo. Finisce così dunque questo risultato di 2-2, una partita estremamente divertente con un risultato che potremmo definire giusto alla luce di quanto si è visto in campo.